Ultimo appuntamento settimanale con Linea Calcio, sono le 26 minuti. La nazionale italiana ieri ha gettato una bella opportunità per dar seguito a quanto comunque di discretamente buono sta facendo vedere in questo momento. In vantaggio di due gol, ripresa in inferiorità numerica, però ci sarà l'occasione di ritornare in campo lunedì e quindi vivere quest'ultima tappa prima del ritorno a ciò che a noi, diciamocela tutta, interessa un po' di più, no? Il campionato, c'è questo fine settimana che dovremo superare, facendo un po' fatica perché non giocherà la Serie A, per poi riprendere il prossimo fine settimana con la trasferta sul campo dell'Empoli e tutte le notizie che arrivano già dalla città toscana, dove D'Aversa sta facendo i suoi esperimenti. L'unico obiettivo è quello di rallentare il passo del Napoli, che intanto lavora a Castelvolturno con Antonio Conte, che ieri ha vissuto una partita che vi abbiamo summa capite anche raccontato, il pirotecnico 6-5 contro i cugini acquisiti della Juve Stabia. Oggi ha preso piede il mercato di gennaio, in nettissimo anticipo, perché è una questione che noi stiamo trattando in questi giorni in Linea Calcio. La difesa che un po' preoccupa o potrebbe preoccupare qualora, insomma, le alternative ai titolari non dovessero dimostrarsi pronte da qui a breve termine. Poi naturalmente il discorso legato all'attacco con alcune squadre, vedi il Toro che ora ha l'esigenza di sostituire Zapata, che sbirciano in casa Napoli, perché il Napoli in quella zona di campo ha ampia disponibilità. 081 014 42 63 per intervenire in diretta al telefono e per chiacchierare con noi, con me e con Paolo Del Genio. Ciao Ciao Paolo. Silver, buonasera. Molto, no, un po' di più, molto di più. Sì, Ci eh? interessa, sì. Ah, ci interessa molto di più, no? L'ho detto un Perché po' di più, però secondo me molto di più ci interessa il campionato, il no. la Perché la domanda è. nazionale, sì, vai, ogni tanto, passaggino, ma al di là di quello che possiamo pensare io e te, poi teniamo il feedback dei telespettatori, che su una nazionale non ci chiedono mai niente. No, Quindi evidentemente anzi. proprio l'interesse popolare è scarso. Anzi, stavo per dire una cosa che ieri sera abbiamo tenuto botta fino al Ieri sera novantesimo addirittura noi, praticamente. una semplice trasmissione, buona o non buona, questo è un giudizio che dovete dare voi, però una semplice trasmissione, nemmeno un post partita, di metà settimana a chiacchierare sul Napoli, probabilmente dicendo ieri era giovedì, non ha giocato il Napoli martedì o mercoledì, aveva giocato venerdì scorso, probabilmente noi stavamo dicendo cose che già avevamo detto eppure qualcuno seguiva noi e non la nazionale, insomma. Il calendario è fatto male, Silver, perché io dico sempre che per dare più interesse a queste partite le dovrebbero mettere fuori Sì. alla fine della stagione, in un momento dedicato alle nazionali. Allora tutti quanti saremmo, diciamo, più interessati a Anche parlarne. perché Paolo, poi la Nations League, La Nations proviamo League a sforzarci di trovare un interesse forte a questa poi ci manifestazione. sono già gli europei, cioè, non si capisce perché poi è dovuta nascere un'altra manifestazione continentale. E allora facciamo così, subito lanciamo la nostra discussione. Sto provvedendo a rilanciare, a condividere sul mio profilo personale Facebook la diretta che è già partita sulla pagina di Canale 8. Grande interazione, già pronti, si sono scatenati i nostri amici. C'è Claudio Ranucci, che è un grande amico davvero, è un nostro telespettatore assiduo che ci dà la carica e lo salutiamo. Luca Salerno, buonasera, un saluto a Paolo, un saluto da Benevento. Ciao. Ah, quindi è Luca, il famoso Ah, il Luca. cognome, non lo conoscevo. Salerno, non lo conoscevo Potrebbe ancora. essere. Per chiedere, ma un terzino sinistro non farebbe comodo al Napoli oltre al centrale difensivo? Allora, ne approfitto subito. Mercato. Mercato, sì, perché quando c'è la pausa, la Eh sì, tentazione è qualche sempre di altro andare tema lì. esce. L'argomento di oggi è Jakabiol, questo 25enne che è vice capitano dell'Udinese, difensore centrale anche della nazionale slovena, molto duttile perché è uno che potrebbe giocare sia nel blocco dei tre che a quattro. È un giocatore che era stato già accostato al Napoli nella scorsa estate e che ritorna d'attualità. Ha parlato oggi Carnevale, il nostro amico Andrea. Andrea, ha detto forte, forte e sarebbe già pronto per il Napoli, ma ce lo teniamo stretto. Che Allora, hai giocatore è? detto bene, può giocare nella difesa a 4, non sarebbe titolare, perché è un buon giocatore, però in questo momento con Rachmani, Non buongiorno, gioca. non sarebbe, no, cioè è la prima alternativa, diciamo, no? Ricordiamo che lui è destro, però può giocare pure sul centro-sinistra, quindi diventerebbe la prima alternativa. E poi bisognerebbe vedere cosa fare con Juan Jesus o più che con Rafa Marin. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di un Napoli che torna a giocare qualche volta a 3, lì potrebbe essere titolare invece. Lì potrebbe essere titolare lui insieme a Rachmani e Buongiorno portando Di Lorenzo sulla fascia.
E questa potrebbe essere la soluzione. È un giocatore che comunque ti conviene prendere, perché cartellino da 15 milioni. Poi io ho letto anche qualcuno che dice il Napoli, poi io non mi sbilancerei tanto come fanno alcuni colleghi quando scrivono il Napoli prenderà Biol solo con i soldi da eventuale cessione di Foloruccio. Lo sai perché non sono tanto d'accordo su questa cosa? Perché è una canzoncina che ho sentito per tutta l'ultima sessione di mercato: il Napoli adesso, fin quando non cede questo, non prenderà nessuno. Invece il Napoli continuava a prendere senza cedere nessuno. Smentiti. Quindi non è andata proprio così. Quindi io non dico che non ci saranno uscite, perché uscite ci saranno inevitabilmente, però non sarà la condizione sine qua non per acquistare. È vero. Economicamente parlando, numericamente parlando, sì. Molto chiaro. Intanto hanno fatto la media alcuni colleghi ai chilometri percorsi da Scott McTominay. Qualcuno gli ha già assegnato il nomignolo di Scott McTotally, perché ha una media impressionante di 8 chilometri percorsi. Finora con 2 gol già realizzati, tantissime giocate e soprattutto grande sostanza. Però 8, perché siamo arrivati a 8? Se noi abbiamo raccontato sempre i 12-13 chilometri. Più alcuni spezzoni che ha giocato. Allora non è buona sta media, secondo me è parziale, la correggo, parziale. Perché è chiaro che quando ha giocato 10 minuti ne avrà fatti 2, quindi dobbiamo fare la media solo sulle partite che ha giocato dal primo minuto. E credo dovessimo limitarci a quelle, starebbe stabilmente attorno ai 12 chilometri. Perciò parliamo di 12, quindi, perché 8 è a causa del fatto che le prime volte ha giocato però minuti. Paolo, sono tanti, ma gli esperti di calcio, tra preparatori atletici, allenatori e direttori sportivi che frequentano i nostri salotti, ci hanno sempre detto è un dato che vale parzialmente perché devi vedere come, certo, li percorrono quei 12 chilometri. E io ti dico che osservando sono 12 chilometri di rara intensità e potenza e soprattutto di una presenza costante dove c'è bisogno, cioè dove c'è, esatto, il pallone, dove c'è tattica. La compagnia. Grande intelligenza tattica. È un giocatore molto intelligente tatticamente. Nella fase difensiva sì, ma direi soprattutto in quella offensiva dove sa quali sono gli spazi che deve andare a occupare. Andiamo al telefono, apriamo l'interazione. Pronto? Pronto, buonasera Paolo, a tutti e due, sono Augusto da Licola, mi voglio far perdonare, mi voglio far togliere il cartellino giallo di ieri dicendo che oltre alla bravura mi accomuna quel silver che significa argento, silver nelle tempie e Paolo nel pezzetto, me ne vado, però ringrazio il cartellino giallo di ieri. L'argento. No, per... Ok, sei riuscito. Me lo ritiri? Assolutamente sì, ciao Augusto. Ma noi scherziamo naturalmente, scherziamo. Vabbè, comunque Augusto è riuscito a trovare una questa cosa simpatica. Gli anni passano, qualche cosa di bianco deve uscire da qualche parte. Gli anni passano, assolutamente così come dici. Vabbè, comunque... abbiamo detto del calendario, abbiamo detto che si riparte da Empoli, che non è la più comoda delle trasferte per ripartire. Su questo possiamo essere d'accordo o no? Cioè finora... Chi è che disse? Sacchi disse, una squadra ostica e agnostica. Ci sta anche questo nelle chiacchiere calcistiche. No, si discuteva poco prima di affrontare il Como sul fatto che fosse il Como la squadra più sorprendente di questo inizio di stagione. Superato il Como, ora parliamo dell'Empoli. Parliamo dell'Empoli. Però sono diverse, abbiamo squadre già, diverse, sono no? Diverse, perché il Como se ne strafrega del nome dell'avversario e gioca. Abbiamo visto, l'ha fatto con l'Atalanta, l'ha fatto con Napoli, lo farà dovunque. Non l'ha fatto forse nella prima giornata con la Juventus perché erano un cantiere apertissimo, però lo farà dovunque. Questa è la mentalità di Fabbrica, se va bene. D'Aversa è un allenatore invece che si regola anche sull'avversario, quindi io immagino che accertando l'inferiorità tecnica nei confronti del Napoli, questa volta il pallino sarà in mano al Napoli. A Empoli, ricordi, no? Empoli è stato spartiacque per Rafa Benitez, che prese 4 gol contro l'Empoli di Sarri, che giocava veramente bene, poi ci fu quell'avvicendamento. Però anche per Spalletti, perché a Empoli è legata quella tragica Meret. Domenica 2-0, 2-3 con l'errore di Meret, il post partita con il ritiro prima proclamato dalla squadra, poi ritirato in treno in nome di una cena tesa a riappacificare l'ambiente. Voglia da parte di molti di cacciare via Spalletti. In quel momento c'era uno Spalletti out che andava forte. Insomma, per fortuna, diciamo, poi non è andata così. Però
Allora, io quell'anno, il primo anno, fui un po' critico nei confronti di Spalletti, ma non in occasione di Empoli-Napoli. Fui un po' critico prima, quando Mertens dimostrava di fare la differenza, i numeri dimostravano che l'ingresso di Mertens rendeva il Napoli più efficace in fase offensiva, e lui esitava molto a inserire Mertens alle spalle di Osimhen, che era proprio garanzia di gol quasi immediata, no? E lui non lo faceva, forse poi con Fiorentina e Roma noi perdemmo in effetti lo scudetto. Sì. Poi a Empoli non era più recuperabile la situazione, fece rabbia quella partita perché andammo 2-0 subito e poi la perdemmo 3-2, però penso che lo ormai era andata. Sì. Sì, 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 è vero, al volo, poi andiamo al telefono che c'è un telespettatore sì. in attesa. Tu credi, così come è parte della vulgata popolare della tifoseria, parte della tifoseria la pensa così, che sia stato veramente il post Empoli-Napoli la questione che Spalletti si legò al dito e che si portò fino alla fine del corso, sai, no, quello che si dice come motivo di rottura insanabile? Una delle, la mia risposta, sì, perché a quello che si racconta, ecco, sempre per quanto riguarda le voci di popolo, che a volte sono voci di Dio, si racconta che in quella famosa cena, andiamo avanti, alla fine dell'anno, prima della fine dell'anno, che insomma si era capito che vinceva il Napoli lo scudetto, quando De Laurentiis arrivò con Chiavelli e quindi con grande ottimismo per la firma, si racconta che poi uscì fuori questo block notice pieno di tutte le cose che non gli erano piaciute e per cui non avrebbe firmato. Che cos'è sto cartellino verde? Cartellino per chi? Ah, è stato riabilitato Augusto, va bene, quindi Augusto ti farà piacere visto che sarà ancora in ascolto. E si dice sempre, la completo, perché poi ci piace chiacchierare con voi e rendervi edotti qualora non doveste voi conoscerli ancora questi fatti, si racconta, narrant, che al De Laurentiis che dice: allora mister, da dove cominciamo? Il mister risponde: cominci dall'allenatore per la prossima stagione. Sì, erano arrivati proprio, non lo so come mai, perché vale a capire, De Laurentiis era arrivato ottimista, evidentemente o aveva sottovalutato alcune cose che aveva saputo, e sentito in giro, oppure Spalletti, Silver, questa veramente inquietante, era stato talmente bravo da non dirlo nemmeno ne so, al suo parente più stretto, e a tenerla segreta questa sua volontà, e quindi sorprendere veramente De Laurentiis perché non aveva parlato proprio con nessuno. Vabbè, è andato. Andiamo al telefono, pronto? Allora, Francesco da Dole del Greco. Ciao Francesco. Ciao Paolo. Ciao Francesco. Allora, per quanto riguarda il nostro vecchio mister, spesso, cioè, a volte nella vita bisogna accettare i propri errori. Il nostro ex mister qualche errore l'ha fatto, tipo Mertens, quello che diceva Paolo, a non farlo giocare in certe partite, perché stava in formissima, e quella fu una cosa stranissima a non vederlo in campo nel secondo tempo e nelle ultime mezz'ore. Comunque, andiamo avanti. Per quanto riguarda le nazionali, queste partite servono per inserire nuovi giovani, per diciamo far iniziare a giocare altri giovani e far partire dalla nazionale, e poi ovviamente disturbano il campionato, infortuni e tutto quello che si possono portare dietro. Adesso parliamo della nostra squadra. La nostra squadra, io credo che queste due o tre partite il mister cercherà di mettere fieno in cascina, perché mentre noi giocheremo con delle squadre diciamo più abbordabili, ci saranno degli scontri diretti. E poi inizierà il nostro ciclo molto duro, e io credo che proprio in queste due o tre partite che rimangono, diciamo più con squadre più di metà classifica, il mister vuole fare bottino pieno per arrivare poi a certe partite a gestirle come sa lui. Ok, grazie ragazzi. Ciao, grazie. Ciao Francesco. Napoli, buona serata e buon lavoro. Allora, bottino pieno il mister lo vuole fare sempre. Poi è chiaro che alcune partite, come tutti abbiamo un po' detto, ci può stare pure il pareggio, lo puoi accettare bene su Juventus-Napoli quest'anno, no? Allora mi proietto alle due trasferte di Milano, che abbiamo detto ieri saranno molto ravvicinate tra di loro, prima in casa del Milan, poi l'Atalanta-Napoli, poi in casa dell'Inter. Ora facciamo questi giochini, no? Io spero che Napoli le vinca tutte, però se il Napoli esce con un pareggio in casa del Milan, vittoria con l'Atalanta e pareggio in casa dell'Inter, mi sembra che consolida molto la sua posizione, la sua convinzione di avere grandissime potenzialità. Però Paolo, resta la considerazione che facevamo ieri,
È molto interessante proprio l'allineamento degli incontri a metà del girone d'andata. Se ci fai caso, sono tutti, è quasi come fossero da dentro fuori, si incontrano tutte le grandi. Nel giro di 3-4 settimane sono tutti scontri diretti, quindi può essere veramente lo spartiacque, cioè quello che dà l'identità poi al campionato. Faccio una previsione, diciamo le favorite e quelle subito a ridosso delle favorite, non credo che nessuna avrà la forza, mi auguro il Napoli, ripeto, ma credo che nessuna avrà la forza di andare in fuga. Potrebbe però succedere una cosa altrettanto importante, qualcuna potrebbe dimostrare di non avere la forza di restare nel gruppetto. Si potrebbe staccare qualcuna in maniera inesorabile. Questo potrebbe essere già un primo verdetto, perché poi non ci dimentichiamo che si lotta per lo scudetto, però visto che alla Champions ci pensano in 5 o 6, se qualcuna incomincia ad andare fuori, tu almeno incominci a stare più tranquillo la consolidi, Champions, sì. Che poi è l'obiettivo dichiarato. Che è l'obiettivo, guarda. Guarda lì chi ti faccio. Tu lo sai che ogni tanto entriamo proprio in casa o nello studio, in questo caso dei nostri amici consolidati. Vedi Tommaso Mandato. Lo vedo e lo saluto. Ciao Tommy. Ciao, buonasera a voi, buonasera. Ben trovato, ben arrivato qui nella nostra chiacchierata abituale di Linea Calcio. Io direi di andare ancora al telefono, vediamo un po' chi rilancia il discorso. Pronto? Buonasera, sono Gabriele. Ciao Gabriele. Pronto? Sì, buonasera, sono Gabriele da Napoli. Ciao. Innanzitutto saluto Paolo e te, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Che seguo, che è molto interessante. Volevo dire una cosa, prima sul vecchio mister, su Spalletti, a me sinceramente è dispiaciuto che lui è andato via, però il fatto che ho sentito che addirittura si è portato appresso alla cena il Block Notes con tutti i torti. Questo si dice, non ho dato per certo questa cosa. Non ho detto che è andata così. Abbiamo detto che è un racconto popolare abbastanza diffuso e potrebbe essere vicino alla verità. Potrebbe essere vero. Però posso dire una cosa, io ieri ho visto la partita della Nazionale e Spalletti secondo me ha commesso alcuni errori, tra cui il fatto che quando è rimasto in 10, perché purtroppo è successo il brutto fallo di Pellegrini, che là non doveva commettere quella ingenuità, e secondo me poi a un certo punto, soprattutto, non dico quando ha preso il gol su punizione, che lì è stato uno schema e vabbè, però a un certo punto nel secondo tempo, quando ha visto che il Belgio attaccava molto sul lato, diciamo, sul lato destro della nostra difesa, Doku c'era lì. Io esatto, ma c'era pure quell'altro, quello con i capelli lunghi, Fares, quello che ha fatto il colpo di lì. Perché Spalletti non ha fatto uscire, secondo me, io non faccio l'allenatore, però faceva uscire Ricci e faceva entrare Buongiorno, rinforzando la difesa e cercando di puntellare quella e di mantenere. Soffrendo sugli esterni, più un discorso di raddoppi, potevi mettere il doppio esterno da una parte, Di Marco con Udoge, da una parte aiutavi Di Lorenzo con Bellanova, invece mi sa che ha allargato Frattesi, però la partita, noi stavamo qui, ho visto la parte finale. Sì, no, io l'ho vista tutta quanta, però Spalletti, devo dire la verità, ha fatto un errore, secondo me, di valutazione, nel senso che non ha letto bene, secondo me, quello che stava succedendo in campo nel secondo tempo, e poi ha preso le contromisure troppo tardi, quando ormai già il Belgio aveva pareggiato. Però il Belgio è una squadra che palleggia bene, ha molti giocatori che hanno l'uno contro uno, e quindi è la situazione peggiore quando sei in inferiorità numerica. Già sei in inferiorità numerica, quelli hanno pure l'uno contro uno, diventa un po' complicata. È vero, però secondo me Spalletti, secondo me Conte, rispetto a Spalletti, legge meglio. Questo è l'argomento che mi piacerà trattare tra pochissimo. Conte e anche Allegri, che però non mi piace come mette la Anche il carico. Secondo io, non faccio l'allenatore, però sei un osservatore, un appassionato, un tifoso. Allora, Allegri e Conte sono quelli che secondo me leggono meglio la partita rispetto, e anche Marcello Lippi lo faceva. Ok, invece sono già tre. Invece, per esempio, Spalletti non è in grado, secondo me, senso non è in grado, è forte. Però allora tu pensi, per esempio, che allenatori che danno una grande impronta di gioco, come Sarri, ci aggiungo io, a Spalletti, poi siano meno bravi in questi piccoli nella lettura. Nella lettura. Sono meno bravi nel leggere, ma no, senza offesa. Ma pure gli allenatori hanno le caratteristiche, come un attaccante è più bravo di testa e uno è più bravo con. Gabriele, se non hai altro da aggiungere, ne parliamo. E poi volevo dire solo che per la campagna acquisti
acquisti di rinforzo, io sono d'accordo nel prendere il Biol dell'Udinese. Secondo me insomma, è adatto anche perché in difesa siamo corti effettivamente. Solo che però cedendo Simeone, poi secondo me bisogna prendere un altro attaccante. Eh beh, questo è chiaro. Di Lukaku ci vuole. Parliamo anche di questo. Ciao Gabriele, grazie. Tranne se non stanno valutando un Gonge come l'alternativa. Il che devo dire non ci dispiacerebbe, perché ci siamo espressi a chiare lettere a favore del belga. Allora andiamo con ordine, parto da Tommaso. Tommy, hai sentito, ha tirato fuori tre allenatori il nostro amico Gabriele, e per lui quei tre allenatori sono più bravi a leggere la partita a gara in corso rispetto a Spalletti. Sorridi? Perché? Sorrido perché il calcio è cambiato e quindi oggi sappiamo benissimo che non c'è un allenatore che decide, ma le sue decisioni sono anche frutto di grandi consultazioni con il suo staff, per cui c'è chi ha il compito di guardare la partita, la fase difensiva, la fase offensiva, e quindi non c'è più l'allenatore che comanda da solo tutto quello che c'è da fare. E non sono d'accordo sul fatto che ci siano allenatori, sì, sicuramente ci sono degli allenatori che sono più bravi o più pronti su un discorso del genere, ma anche Spalletti ha un'esperienza tale da poter leggere le partite in qualsiasi momento, e quindi mi sembra riduttivo, almeno nel rispetto di quello che lui ha fatto qui a Napoli, classificarlo come uno inferiore rispetto agli altri due. Paolo, tu che pensi? C'è Felice che scrive: Spalletti o Sarri non si adeguano agli avversari, Conte a volte lo fa di più e anche con squadre sicuramente inferiori, dice. Ma Felice, Conte sì, si adegua più che adeguarsi agli avversari, si adegua ai momenti della partita più di Sarri e Spalletti. Più di Sarri sicuramente, il Sarri che abbiamo visto a Napoli, la sua squadra faceva lo stesso calcio indipendentemente dal risultato, ecco, più che dall'avversario, indipendentemente dal risultato direi. Cioè il Napoli sul 2-0 giocava uguale che quando era 0-0, invece abbiamo visto che Conte si atteggia in maniera diversa quando cambia il risultato. Sì, è vero. Marechiaro scrive: secondo me il maestro nel leggere le gare era Mondonico. La buonanima di Emiliano. Il calcio una volta, però, ha ragione Tommaso, è un'altra storia. Il calcio una volta prevedeva proprio l'allenatore che ti faceva la mossa, mo si lavora più su dei concetti, su dei principi, è molto cambiato. Cioè, quello che per me, opinione mia personale, può darsi che non sia giusta, ma i risultati dicono sì, quello che per me è il migliore allenatore al mondo è quello che fa i cambi più tardi di tutti, ed è Guardiola. Quindi non so che vogliamo dire, che non è bravo perché non legge la partita, perché non fa i cambi, ha vinto 6 campionati su 8 in Inghilterra. No, forse proprio hai ragione tu, però è talmente bravo che c'è bisogno di mettere mano ai cambi, esatto, tardi, con la partita già orientata. Vabbè. Sì, ma questo è un bel dibattito, perché a volte quando gli allenatori sono costretti a cambiare presto, vuol dire sono bravi perché cambiano presto, o vuol dire che devono correggere un loro errore perché, e quindi devono cambiare presto? Come la pensi, Tommy, che sorridi? Poi andiamo al telefono. No, è giusta questa considerazione, che chiaramente quando ci sono quelle sostituzioni repentine vuol dire che hai sbagliato chiaramente tu a mettere la squadra in campo a utilizzare quel calciatore. Però ti ripeto, oggi il calcio è talmente veloce, talmente anche gli stessi giocatori non sono più, tra virgolette, uso questo termine, ignoranti come prima, nel senso oggi sanno anche tatticamente molto di più quello che devono fare, giocano quasi meccanicamente, per cui secondo me la bravura dell'allenatore è quella di lavorare soprattutto sulla loro testa e sul loro, cosa che Conte fa benissimo. E allora, sondaggio per gli amici che ci seguono e che interverranno a proposito dell'attacco: Simeone è attaccante gradito al Torino, poi bisogna trattare, perché ovviamente calciatore che il Napoli e De Laurentiis hanno naturalmente in giusta considerazione, quindi bisognerebbe trattare. Eppure Conte vedo che ha legato molto con Simeone. Sì, perché vedi, poi Conte ha legato con Simeone, Conte ha legato evidentemente con Mazzocchi, che i suoi limiti tecnici li ha e non è mistero, però è anche uno di quelli che non si risparmia mai, e Mazzocchi è entrato regolarmente nei cambi, ormai hai visto anche con il Como. È quasi il sesto del basket, il dodicesimo del Napoli, ora che non è più titolare dopo essere stato inizialmente titolare. Lui non è più titolare, tra virgolette, per colpa di McTominay non è più titolare, no? Altrimenti abbiamo dovuto cambiare sistema per inserire McTominay. È vero, Ngonghe
come eventuale alternativa di Lukaku. Sì o è follia? Domanda per voi e ci esprimiamo anche noi. Paolo, vai, vai, Tommy. Ma come punta centrale sinceramente ho un po' di difficoltà, perché lui non è forte fisicamente, è bravo tecnicamente, ma ha bisogno chiaramente di partire ed avere spazi, quindi credo che andarlo a sacrificare lì in mezzo avrà delle difficoltà. Ieri forse l'ha fatto con il Belgio, era una situazione molto, penso, occasionale, nel senso che chiaramente c'era la necessità di dover pareggiare quella partita o quantomeno di portarlo a un risultato positivo, quindi credo che non abbia proprio le caratteristiche fisiche per poter fare il lavoro di Lukaku. Io penso che Ngonge può giocare, questo dico una cosa ovvia, può giocare ovviamente a destra, il suo ruolo preferito, può giocare a sinistra, abbiamo visto col Palermo ha fatto due gol giocando a sinistra, e può giocare al posto di McTominay a volte, semmai in qualche partita che devi forzare offensivamente, McTominay che è uno che si inserisce molto bene, me lo porti nei due e mette Ngonge lì. Prima punta è tutto da vedere onestamente, oppure io qualche dubbio, per me lo può fare, ma non è che proprio diventerà un centravanti, non sarà, non credo, poi può essere, non sarà il nuovo Mertens, ecco, questa la vedo difficile. Raccogliamo questa provocazione di Roberto da Villa Maria che scrive: ricordate Conte calciatore? Mazzocchi lo ricorda molto per limiti tecnici. No. Conte, vabbè, tecnici non tanto, faceva tanti gol, si inseriva giocatore bene. Forte. Non lo ricorda benissimo questo amico Conte, dai, devo dire la verità. Al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a te, come ti chiami? Cavone Rosario. Ciao Rosario. Ciao. Vai. Rosario, vai. Ti ascoltiamo. Rosario. È la televisione accesa. Abbiamo capito, abbassa il volume del televisore. Lo seguivo dal telecabin. Allora, che siamo tutti allenatori, voglio dare un consiglio, perché non facciamo 5-5 come Alonso Canà? Siamo tutti allenatori, si permette, fa le sere, vi seguo tutte le sere e vi ammiro, c'è Catalina perlomeno stasera, voglio solo salutarvi e siete un bel tuo. Number two, vai, andiamo su One, direi. Grazie. Rosario, simpaticissimo, grazie. Okay. Ciao, grazie. Ho 70 anni. Grazie assai, Rosario, un abbraccio forte. Ciao, buonasera. Ti vogliamo bene. Ciao. Ti vogliamo bene. Ciao, Rosario, grazie. È stupenda questa. Anche tu sei number two, Tommy. Io vorrei capire chi è il number one, però. No, vabbè, ma era tu perché siamo due, capito? Sì, se mettiamo a Tommy diveniamo number three. Vediamo se c'è ancora. Recupero qualche messaggio. Giacinto Girelli: a Conte non interessa il bel gioco, ma interessa solo vincere. E io sono d'accordo con lui, aggiunge il nostro amico. Però non è che possiamo fare una puntata filosofica, perché diventa filosofia. Che cos'è il bel gioco? Incominciamo a entrare in un campo che non la finiamo più, perché io penso che una volta veramente, sai, quella famosa distinzione, i giochisti, perché palleggiavano molto, quelli del tiki-taka, e poi quelli lì invece difese e contropiede. Adesso voi le vedete tutte queste differenze? La distanza, faccio sempre questo esempio per rendere l'idea. 7 anni fa Sarri e Gasperini si potevano mischiare tutte le squadre, tu riconoscevi la squadra di Sarri da quella di Gasperini, proprio erano due modi di intendere il calcio diametralmente opposti. Oggi se vai a vedere nel momento di non possesso la squadra di Sarri, quella di Guardiola, quella di Gasperini, quella di Conte, quando incominciano a pigliare uno contro uno gli avversari si somigliano tutte quante. Vanno a chiudere tutti quanti l'azione con molti uomini, quindi ci sono delle filosofie, delle ideologie calcistiche, però poi delle cose del calcio moderno hanno avvicinato un po' tutti gli allenatori. E allora la domanda può rispondere Tommaso: cosa si intende per bello nel calcio? Ma è chiaro che è un fatto più passionale che tecnico, che obiettivo, nel senso che ognuno di noi interpreta il calcio in una certa maniera. Certo, il calcio spettacolare è quello che ti lascia dentro qualcosa. A noi, anche se non ha vinto nulla, credo che Sarri abbia lasciato molto, Vinicio abbia lasciato molto. È chiaro che dipende poi anche noi, diciamo, io dico, anche sentire queste cose, dice, Conte non fa giocare bene la squadra. Ma non è vero, nel senso che chiaramente forse non sarà spettacolare,
ma anche nel vincere le partite in determinata maniera, se vai a vederle, a studiarle, a analizzarla, alla fine insomma sono grandi prestazioni sotto questo profilo, per cui io credo che la bellezza del calcio sia totalmente soggettiva. Ma scusate, proviamo a trovare un accordo. Il bello del calcio può coincidere con organizzazione? Organizzazione è la cosa principale, nel senso, ora faccio un esempio sull'ultima partita per cercare di essere chiaro. Allora, io non mi sono proprio entusiasmato nel vedere il Napoli così basso, però perché non mi sono entusiasmato? Perché noi in quei 45 minuti, dopo il gol, dopo pochi secondi, abbiamo prodotto zero, quindi vado sul concreto, noi abbiamo prodotto zero e il Como ha prodotto 3-4 occasioni, da lontano, quello che volete voi, ma comunque ho visto il Como più pericoloso del Napoli. Se la prossima volta che il Napoli si abbassa, come si è abbassato col Como, e gli avversari non tirano mai, il Napoli riparte quattro volte, il fatto che sia abbassato non è che io ho il pregiudizio che abbassarsi è sbagliato. Abbassarsi non mi piace quando ti porta troppo, ti mette in difficoltà nella possibilità di essere pericoloso. Se tu riesci a esserlo lo stesso, può andare pure bene abbassarsi. Ho capito. Poi andiamo in pubblicità. È chiaro che quando tu parli di organizzazione, anche l'abbassamento o l'arretramento fa parte dell'organizzazione. Cioè, si può fare bene e meno bene. Esatto. Quando è voluto, perché sai che poi hai la possibilità negli spazi ampi di far male al tuo avversario, voglio dire, è chiaro che va apprezzato anche quello. E cosa è diversa quando tu entri in campo e assumi una situazione soggettiva, passiva nei confronti del tuo avversario, non in maniera mirata. Per cui ecco, perciò ti dicevo, secondo me il concetto di bello è un concetto semplicemente personale. Anche perché poi sul piano tattico, la parte tattica incide nella testa dei calciatori, no? Cioè, se tu, allenatore, fai qualche cosa che trasmette il segnale di inferiorità, usiamo questa parola, entra un brutto messaggio. Se tu dai invece un segnale, dice guarda, non vi preoccupate, siete più forti. Per esempio, il segnale che dà Fabregas, ma lasciamo perdere il segnale che dà Fabregas, a me piace molto, perché sono inferiori tecnicamente, ma lì non glielo fa proprio pensare i suoi giocatori. Dice andiamo nella metà campo avversaria a giocare. A fine anno torneranno, non torneranno i conti. Se dovessero tornare i conti, avrà vinto il lavoro tattico-mentale di Fabregas. Molto chiaro, ottima ricostruzione che sicuramente avrà fatto chiarezza anche nei vostri dubbi a proposito del concetto del bello assegnato al calcio. Allora, mi fanno notare amici che scrivono di questo rapporto ormai rotto e insanabile tra Mario Giuffredi e Mario Rui, e purtroppo era da mettere in conto si potesse arrivare a questo epilogo. Chiederò a Paolo, a Tommaso, anche a quanti interverranno dopo la pubblicità, se si poteva fare meglio nella gestione anche della vicenda di Mario Rui. Qualche minuto di break, anzi qualche secondo, una trentina di break e ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta, sono le 20:40 minuti, stiamo facendo Linea Calcio, ultimo appuntamento per questa settimana che purtroppo non ci darà il weekend con il calcio e dovremo aspettare il... Altrimenti staremo parlando d'altro. Hai voglia, solo partita, le dichiarazioni di Conte e quant'altro. Voglio salutare Sergio Palmieri, il nostro amico magistrato, ci siamo conosciuti a Di Maro e fa i complimenti al terzetto, che in questo caso diventerebbe number 3, esatto. Facendo menzione anche alla nostra Italia che salutiamo. Ah, c'è un appuntamento per il prossimo martedì perché il Napoli Calcio 5 presenta la nuova stagione. Sì, il nostro amico Serafino Perugino, il grande presidente. Stavolta penso di farcela. Assolutamente dobbiamo andare perché lo scorso anno Coppa Italia è ad un centimetro dallo scudetto. Peccato. Con Catania, no? Con Catania, in uno dei palazzetti dello sport più belli e gremiti che abbia vissuto qualche volta, al Pala Jacazzi di Aversa. Perché? Perché Serafino Perugino è uno che sa fare sport e impresa. Poi è bello, il futsal, no? Il futsal è bello da vedere, ci sono giocate molto spettacolari, diciamo poi è stato l'ultimo sport che ho fatto. E perché a calcio non si riusciva più a giocare, troppo grande il campo. No, è enorme, quindi... è bellissimo. E voglio salutare anche Pietrangelo Chierchi, il nostro amico presidente del Napoli Club Udine, che ci sta seguendo. Scrive: sento parlare di Biol, ma secondo me non è pronto per il Napoli. Per me non gli vale 15 milioni. Seguo tutte le partite dell'Udinese. Certo. Secondo me 10 milioni sono più che sufficienti. Grandi. Ragazzi, grazie a te, Pietrangelo, un abbraccio fortissimo. Un abbraccio a Pietrangelo. E grazie per l'attenzione. Allora, Mario Rui si poteva gestire meglio? Bah, si poteva gestire meglio, sì.
Ma da parte di chi non ti riesca a rispondere, perché non ho seguito ora dopo ora tutte le vicende, soprattutto tutte le riunioni, gli incontri fatti tra di loro, che noi non sappiamo come sono andate le cose. Si poteva gestire meglio un po' da tutte le parti. Forse il Napoli questa volta, devo dire, è stato abbastanza chiaro, mi sembra. Mario Rui non rientra nei nostri piani. Poi perché la cosa non è andata bene? Stiamo vedendo che poi a un certo punto il contenzioso, oggi è un dato di fatto, è una notizia, è più stato tra il procuratore, che era convinto di aver trovato le squadre per fare una buona cosa e credeva di aver fatto talmente tanto per Mario Rui, e secondo me ha fatto tanto, devo dire, Mario Giuffrida ha fatto tanto per Mario Rui, nel senso sì. Che Mario Rui è un ottimo calciatore, però Mario Giuffrida ha fatto pigliare gli ingaggi, dai, anche l'ultimo, non lo voglio dire ma lo sto dicendo, non lo voglio dire ma lo dico, anche l'ultimo, un po' superiori al valore dell'ottimo Mario Rui, secondo me, quindi io, se tu mi fai guadagnare più di quello che io posso guadagnare, poi nel momento in cui io ti chiedo una cosa, però Mario Rui avrà avuto le sue buone ragioni, questa è la mia idea. Bene, Tommy, sei d'accordo? Condividi? Poi andiamo al telefono. Sì, aggiungo semplicemente che chiaramente Paolo nel calcio il riconoscimento non esiste, quindi so. Anche se il suo procuratore ha fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro per il calciatore, alla fine insomma saranno sorte questioni di carattere sicuramente economico e quindi chiaramente i rapporti sono molto molto sottili in ogni momento. No, vabbè, sono d'accordo, però ti devo aggiungere a quello che dici, mica solo nel calcio non esiste la riconoscenza. purtroppo sì. C'è un modo particolare, perché ci sono troppi soldi che girano. Ma pure dove ce ne sono di meno a volte, è per poco. Ragazzi, vabbè, è un po' dappertutto, è della quotidianità, la riconoscenza si fa fatica a trovarla e c'è sempre quel motto, fai bene e non pentirtene, dimentica, invece ricordatene quando fai male. Saluto Guglielmo Fontana, un abbraccio fortissimo a Guglielmo che ci segue sempre e che faceva parte del partito che si era molto infervorato, dei nostri telespettatori ne parliamo il lunedì, quando c'è stato quel botta e risposta di cui si continua a parlare a distanza di una settimana. Marona, che fa che guai ho combinato. Capito? Più o meno in tutte le redazioni, anche tra quelle in quelle che hanno sgraffignato i nostri frame, sì. Le nostre. Sono due discorsi che ci sono a Napoli in campagna in generale, lo scontro verbale del genio Bucciantini e il Pulcinella a Piazza Municipio, ecco le due cose di cui si parla. Vabbè, io direi con due risultati abbastanza chiari in entrambe le vicende. Sì. Non mi fare dire quali sono i due risultati. Direi che è abbastanza anche comprensibile. Andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, buonasera, Vincenzo Topa da Caivano. Ciao Vincenzo, ben trovato. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché davvero vi seguo da tantissimo tempo. Volevo, prima di farvi la domanda, un appunto sul bello del calcio. Perché secondo il mio aspettati, bello, no, forse la trasmissione è lunedì, perché ne parliamo il lunedì. No. Cos'è in generale? No, è il bello del calcio, sì. Pensate, mi sono perso tra le etichette delle trasmissioni. Scusami. Giusto un appunto su quello che stavate dicendo. Ok. Quello del gioco, il giocare bene. È bello, è una cosa è l'organizzazione, e onestamente io sono per il bello, perché l'organizzazione non è per niente bella. Il motivo per la quale oggi si sono persi i 10. No, però, come il nome dell'amico? Vincenzo. Vincenzo, però senza organizzazione non puoi essere bello, Sì, però... No, ma non è che puoi andare in campo e essere bello senza organizzazione, è impossibile. Oggi il calcio è diventato solo organizzato e purtroppo la fantasia è morta. I numeri 10 purtroppo sono... L'ho capito, è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Dice, troppa organizzazione in gabbia i giocatori di talento, questo dice l'amico, sì. Assolutamente sì, è il motivo per la quale oggi... Ma l'organizzazione, scusa se ti interrompo, tutti gli allenatori dicono questo, non è che lo dico io stasera, serve fino a un certo punto del campo, Tommy correggimi se sbaglio, negli ultimi 20 metri è chiaro che poi serve la giocata individuale, può esserci tutto lo schema più bello del mondo, ma se tecnicamente io sbaglio il passaggio, sbaglio il tiro, che ho risolto? E questo anche è vero, però ragazzi, vedere Politano che si fa 50 metri, 60 metri di palla a piede per poi dopo ritornare sulla linea dei terzini, a me ha fatto una cosa in lo stomaco, onestamente. Non perché so dici tu, poi una giocata di qualità da Politano non ce la possiamo più aspettare quando ha fatto quella fatica. Assolutamente sì, e tu in quel caso vai a perdere la fantasia e il numero 10 che poi effettivamente ti serve, perché oggi io
mi rimpiango i Roberto Baggio, i Maradona, mi rimpiango la fantasia che c'era nel calcio e che oggi purtroppo non esiste più. Abbiamo deciso di fare filosofia stasera. Stiamo facendo filosofia, però ti do dei numeri. Guarda che prima Silver ha letto il fatto dei chilometri che percorre McTominay, probabilmente pure uno come Politano, giocatori di qualità oramai ne devono fare 10, 9, è vero. Però gli ultimi due giocatori della storia del calcio recente che chiudevano le partite intorno ai 6 chilometri, ora giocano in campionati meno importanti, sono Ronaldo e Messi. E perché gli allenatori gli permettevano di fare 6 chilometri mentre gli altri attaccanti, pure forti, ne dovevano fare 8-9? Perché segnavano ogni partita. Non so se ho reso l'idea. Cioè, se non sei uno che mi dà la garanzia di fare gol ogni partita, devi fare 9 chilometri. No, però parliamoci chiaro, di Ronaldo e Messi ce ne sono due. Appunto, è questo è il discorso. Ragazzi, vengo alla mia domanda. Vai. È molto semplice, ma la penso solo io o questo è l'anno buono nata volta? Non ho capito. È l'anno buono nata. Ah, lo solo io o chi se l'anno buono nata volta? No, visto che ride più di tutti Tommaso, ti risponde lui. Vai Tommy, dimmi. Ma io non lo so se è l'anno buono nata volta, però so che è un anno completamente diverso dal confronto di quello dell'anno scorso e questo già è una grande notizia se ci fermiamo ad ottobre. Cioè, essere riusciti in pochissimi mesi a trasformare e a riprendere una squadra è un grande fatto positivo. E mettersi lì davanti è ancora di più positivo perché ti dà la possibilità di poter viaggiare con la mente libera e in questo calcio dove il Napoli è impegnato solo nel campionato può essere davvero un fattore molto molto importante. Vincenzo, ti saluto. Ragazzi, volevo fare un saluto a Sabatino Pignatiello da Sant'Anastasia e a Luigi Cennarelli da Caivano. Un abbraccio a tutti. Li salutiamo anche noi. Ciao Vincenzo. Allora, Giuseppe Pantaleo, detto Pinuccio, che ha inviato il suo diretto, il suo numero di telefono a me in privato. Pinuccio, provvediamo magari dalla prossima settimana a contattarti. Allora, chi non riesce perché o ha il dito troppo lento o perché non ha seguito, più bravi, c'hanno le tecniche, o non ha seguito il consiglio che hai dato tu, sì. Perché ragazzi è inutile che cominciate a digitare quando c'è uno in linea la linea non la beccherete mai nel momento in cui state. Ciao, appena vi stiamo salutando, tac, andate a digitare. Comunque, ma me l'hanno detta quelli bravi, mi hanno detto ma come fate, dite, confessate. Allora Pinuccio scrive: i risultati positivi del Napoli di Conte per Conte hanno un sapore diverso e speciale rispetto a quelli che ha ottenuto alla Juventus, ma qui nel Napoli sono sudati sotto tutti i punti di vista, mentre lì lo sappiamo e lo sa anche lui come li ha ottenuti. Comunque penso che Conte abbia accettato il Napoli per essere ricordato e rimanere nei cuori dei napoletani, vincerà questo campionato. Non lo so se alla luce dei suoi 15 anni di juventinità... Cancellerà no. Non penso proprio, domanda, no, non penso proprio che lui abbia il minimo dubbio a proposito delle vittorie juventine. No, questo non glielo puoi sradicare. Purtroppo, purtroppo. Forse potrà dire, augurandoci ovviamente che vinca con il Napoli, che la vittoria a Napoli è una cosa più difficile, perché questo mi sembra un dato di fatto. Abbastanza ovvio, no? Tommaso sorride sempre, perché sono tutti, stasera stiamo facendo filosofia, addirittura si unisce Jessica, che saluto, Jessica Campari. Si può brindare. Campari quindi. Con Jessica, e scrive: buonasera, complimenti, facciamo un giochino, se l'anno prossimo dovessi o doveste vendere uno tra Kvaratskhelia e Buongiorno, chi vendereste, a chi rinuncereste? Traduco, la plusvalenza da chi però la tirereste fuori? Jessica ha fatto questa domanda. No. Vabbè, in radio mi è arrivata la stessa domanda, però era Sasà. se Jessica e Sasà c'hanno... niente Campari. C'hanno le stesse visioni, bene, ma se Sasà si firma Jessica o Jessica si firma Sasà, andiamo un po' in confusione. Perché proprio la stessa domanda, Tommy, mi devi credere. Allora, la memoria sulle due ore ce l'ho. Le cose che mi sono successe due ore fa me le ricordo, poi su altro mi sarò rincoglionito, ma sulle due ore mi ricordo benissimo. E non ho risposto in radio e non rispondo nemmeno mo. Perché non voglio, perché sennò Jessica Sasà Jessica si offende o Sasà o Jessica. Non risposto, non rispondo. Tommy, tu, visto che comunque una cosa è certa, cioè la plusvalenza, cioè nella maniera in cui il Napoli vive i suoi affari, le sue strategie e poi le realizza, no?
e in attesa che si concretizzi quella di Osimhen, perché noi abbiamo ancora una situazione da risolvere, che è quella di Osimhen, che è parcheggiato al momento al Galatasaray e che con ogni probabilità già a gennaio potrebbe risolvere, no? Con l'ingresso di un bel po' di soldini, sì. Non quelli che il Napoli sperava inizialmente, ma comunque il 200 mi devono dare, non è arrivato il 200 non arriverà mai, Tommy. Però io penso che Kvara sia in pole position, no? Non l'anno prossimo, a meno che poi non succede il patatrac in questa trattativa che non decolla. Cioè, allora, la domanda di Sasà o Jessica mi fa venire in mente il fatto che è veramente difficile fare le trasmissioni quando non gioca il Napoli, quando c'è la sosta. Sì. Si cominciano a fare dei pensieri strani in tutta questa situazione. È chiaro. Io perciò che ho fatto quel casino lunedì, capite? Perché trovare qualcosa. Ed è chiaro che quindi che giusto, credo che insomma, se dobbiamo rispondere seriamente a questa domanda, penso che il candidato potrebbe essere Kvara, perché c'è una situazione in un certo senso particolare che ancora non è stata risolta, c'è una situazione che sicuramente il ragazzo è proiettato anche a livello internazionale, mentre Buongiorno ha fatto già uno step dal Torino al Napoli e quindi ha tutto il tempo di maturare e di diventare veramente un campione anche a questi livelli. Anche voglio aggiungere una cosa, perché scherzo che non voglio rispondere, ovviamente faccio una fatica bestiale a rispondere Kvaratskhelia, perché tutti adoriamo Kvaratskhelia, no? E vorremmo restasse tutta la carriera a Napoli, però anche come ruolo mi sembra che è più facile, difficilissimo sempre, intendiamoci, trovare qualcuno al posto di Kvaratskhelia, perché con i difensori abbiamo visto quanto è difficile trovare quelli giusti. Sì Paolo, però sì, esatto, sono d'accordo. È chiaro che io ne facevo un discorso anche di stimoli degli stessi calciatori, sì. Cioè Kvara ha ottenuto un grande risultato a Napoli, secondo me, mi sbaglio, posso sbagliarmi sicuramente, ma orientativamente è proiettato verso qualche situazione completamente diversa. Buongiorno invece ha tutta la possibilità di poter maturare a Napoli. Assolutamente. Di fare questo step successivo qui. Sì, ragazzi, attenzione, Jessica, Silver, Sasà è mio marito ma non ha Facebook. Allora, Sasà, vedi che io sono veramente l'accostamento era giusto, perché Sasà mi ha scritto oggi su WhatsApp, quindi non avendo Facebook fila tutto, però hai ricostruito molto bene. Saluto Pino Azzardo, nostro grande amico Pino, che scrive: Paolo, l'anno magico disse, ed io ne ero stato convinto, che se non facevamo 100 punti e davamo 20 punti alla seconda, non ce l'avrebbero fatto vincere. Chiedo, quest'anno sarà la stessa cosa, ammesso e non concesso? Ma allora, se io dovessi scrivere di nuovo quel post, stai sicuro che questa volta a Mediaset non lo riproporrebbero, perché fecero un brutto autogol riproponendolo, perché sono stati massacrati, perché mi presero in giro su quel post e c'era poco da prendere in giro, perché aveva un significato profondo. Non dissi 100 punti, dissi se arriviamo punto a punto ci fottono, scrissi, e io continuo a temere che punto a punto ci possano fottere, perché il precedente lo teniamo, che punto a punto ci hanno fottuto. I precedenti, sì, quello più clamoroso, quello più fresco, sì. Va bene. Ancora Roberto da Villa Maria che scrive: Paolo PDG, ormai tu sei PDG, Paolo del Genio, rispondi e dai, vabbè, ha risposto. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Ciao Silver, sono Massimo il camionista. Ma grande Massimo, hai già cenato o no? Allora, ma ci ha mangiato una bella pasta e faccio sempre con bicchierelle di vino, Silver. Hai fatto bene. Buonasera anche a te, Paolo. Ma dove, Massimo? A casa? Scusa che voi siete arrivati due, perché i camionisti... No. Casa, mia moglie... Perché i camionisti sono quelli che mangiano meglio di tutti, perché conoscono le migliori trattorie, è vero, no? No, mia moglie cucina molto bene. Molto bene, benissimo. Bene. Grande Massimo, siamo molto contenti per te. Vai. Ma io pensavo una cosa, io vi vedo tutte e due una cosa splendida, perché non vi aprite un ristorante pizzeria? Io ho pensato già al nome della pizza, Pizza Silver. Ma sul ristorante pizzeria io immagino la trasmissione, forse non andiamo male, però il ristorante pizzeria prevedo il fallimento. Potremmo fare danni, ma quelli seri, sì. E questo è il vino, però. Tornando a noi, scusate se
Grazie, io voglio parlare pure dall'altra faccia della medaglia, ragazzi. Vai Massimo. È bello parlare con voi di calcio, di calciatori del Napoli. Io state parlando con uno che all'età di 11 anni è andato a vedere la presentazione con mio padre di Maradona allo stadio. Perché sono del 73. Sì, del 73, è facile il conto, perché è 84. Sì, sì, sì. No, stiamo parlando, io vi parlo sinceramente, è bello sentirvi parlare di calcio, dei calciatori, è bellissimo vedere Napoli, state parlando con uno per tanti anni ha avuto l'abbonamento, ha fatto le trasferte, è stato, però bisogna ogni tanto, secondo me, vedere pure l'altra faccia della medaglia. E che voglio dire? Io ho una nipotina di 8 anni, tifosissima del Napoli, ragazzi, e c'è un altro nipote, ahimè, purtroppo mio fratello è già venuto a mancare un anno fa. Mi spiace. Grazie. E niente, lui è pure tifosissimo del Napoli. Voglio capire una cosa. Io per portare allo stadio questi due bambini, dato che non c'è una riduzione sul biglietto, non c'è niente, non c'è un fatto dell'under 14, delle partite meno pregiate, voglio capire quelle là più che sono più importanti. Uno può... perché ragazzi, io per portare due ragazzi, due bambini devi pagare l'intero, dice per intero si paga, Paolo. Ho capito, due bambini tifosissimi del Napoli. Uno, mia nipote Aurora di 8 anni e mio nipote il figlio della buonanima di mio fratello di 10, io devo spendere tra macchina, garage fuori allo stadio, i biglietti, devo prendere qualcosa all'interno dello stadio, devo spendere la media, perché io vado dei distinti, perché voi lo sapete meglio di me, nelle curve c'è sempre qualche problema, capitemi a me, quello che fuma, da fatica, Massimo, raccogliamo la tua testimonianza, purtroppo potessimo darti una soluzione, lo faremmo con tutto il cuore, ma non l'abbiamo. No, per l'amor di Dio, no, dico, è bello parlare sempre di calcio, però è bello pure parlare di queste delle realtà e di quello che si fa, dei sacrifici anche che si fanno per andare tutti quattro, capito, per andare in famiglia a vedere la partita. Va bene, Massimo, devo salutarti con la pubblicità. Grazie per aver chiamato. Va bene, Tommy, ti ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie a voi e soprattutto adesso che aprite la pizzeria non vi dimenticate che io posso fare il capo cameriere lì, quindi va bene Tommy, allora primo assunto Tommy mandato, vai. Un abbraccio. Grazie. Tommy, grazie per essere stato con noi. Allora ci fermiamo, break pubblicitario, poi avremo ancora una decina di minuti da vivere insieme, quindi con le vostre telefonate, leggendo i messaggi che continuano ad arrivare qui sulla diretta Facebook di Canale 8, pubblicità. Eccoci qui, rientriamo in diretta, quindi sono meno di 8 minuti a disposizione. Messaggi. Maurizio Lubrano scrive: Neres, visto che partecipa poco alla fase difensiva, potrebbe in qualche partita giocare al posto di Lukaku? Ma non credo, ma io non lo so, ma siamo sicuri che partecipa poco alla fase difensiva? Io non credo, ma abbiamo fatto prima il discorso sui calciatori che oramai sono evoluti, no? E quindi un calciatore che ha giocato ad alti livelli, mica si ferma a guardare il cielo e gli spalti quando la squadra deve difendere. Credo che torna e fa il suo, poi non sarà difensore nella testa, ma se deve andare a occupare una posizione, mica anarchico, la va a occupare. Penso anch'io, e poi conoscendo, ragazzi, ma i calciatori sanno anche chi è l'allenatore e cosa l'allenatore si aspetta da loro, come no? Quindi non è che Neres dovesse esserci bisogno di dare una mano, se ne infischierebbe. È chiaro che, come diceva Montervino lunedì, gli attaccanti corrono molto più velocemente verso la porta avversaria, certo, che verso la loro, ma se c'è bisogno e esigenza non si tirerebbe indietro, no? Un giocatore come lui, che poi è giovane, cioè Neres è ancora giovane, Neres è veramente un potenziale crack, nel senso che potrebbe esplodere in maniera definitiva con la maglia del Napoli, sarebbe una grande intuizione realizzata qualora gli dovesse riuscire. Cosa gli è mancato finora? Un po' di continuità? Sì. Questo al Benfica qualche cosa non è andato, cioè non è andato bene ma non benissimo. Per le sue enormi potenzialità, però mi viene da pensare,
abbiamo tutti quanti impresso nella mente quello scatto di 50-60 metri che fa, no? Sì. Dove gli corre dietro tutto il come e non lo riescono a prendere, alla fine ha salvato Audero. Quindi lui è un giocatore che, seppure lo abbassi molto, veramente lui più degli altri ti può fare la ripartenza, il contropiede, esatto, chiamiamolo come vogliamo, di 60 metri. Al telefono, pronto? Ciao Silver, Luca, buonasera, saluto. Ciao. Paolo. Ciao Luca, ciao, vai. Allora Silver, io prima non faccio cognome, Salerno. Allora, un altro Luca, scusami. Però poi, perché io poi non scrivo sui social, però poi ti dirò il mio cognome. Non c'è l'esclusiva a Benevento, non sei l'unico Luca Benevento, diciamo. Non c'è esatto. Allora, io sono d'accordo con Paolo, nel senso che secondo me Gong non può fare l'attaccante. Io ritengo che nella rosa. Non ho detto Napoli, proprio. Vabbè. Io ritengo, come Tommaso Mandato, io ritengo che l'unico che può fare attaccante a posto di Lukaku, oltre Simeone, è McTominay. Però diciamo, io Simeone non lo cederei, perché poi sarebbe difficile reperire un altro attaccante. L'unico profilo che mi viene in mente è Dengey del Bruce, che ha fatto 25 gol in 33 partite ed è un calciatore su cui già è stato il Napoli, accanto a Choshua, Edimbe, Dedic e Biondi. Ma quanto costa questo? Questo costa praticamente il cartellino per 15 milioni. Adesso ma non credo più, sarà salito. Adesso penso che è aumentato, però diciamo, tra i calciatori, cioè, diciamo, di uno step tipo Gyökeres, David... No, Gyökeres costa una cifra spaventosa, non ne parliamo nemmeno. E io non lo cederei a Simeone, però io ritengo che la rosa, l'unico che possa fare l'attaccante accanto a Simeone e Lukaku, sia McTominay e non Gong oppure Neres, ma ammettendo praticamente il fatto che a me Neres piace tantissimo. Io Neres lo farei giocare sempre, anche se non fa, diciamo, a fondo la fase difensiva, perché prende la palla e ti fa fare gol in qualsiasi momento. E poi si parlava di Dedic come terzino che può essere preso del Salisburgo, Salisburgo che può essere preso a gennaio insieme a Biol dell'Udinese, perché in quella fascia di campo noi abbiamo, diciamo, delle defezioni. Per il resto la squadra molto forte, anche Conte, diciamo, il merito, diciamo, di tutto è di Conte, che sta lavorando forte, perciò Napoli si trova in quella posizione. Soltanto che praticamente secondo me deve accelerare un po' i cambi, deve accelerare un po' il minutaggio, perché cambia troppo tardi. All'80esimo io cambierei più in caso di infortunio che non, diciamo, per scelta tecnica o affaticamento. Politano ci sarebbe stato bene ieri nella nazionale, e come hai detto tu Paolo, queste nazionali dovrebbero giocare d'estate. La National League, che io ieri non l'ho vista, andrebbe spostata d'estate, così come anche la Coppa d'Africa, che ti porta i calciatori. La Coppa d'Africa d'estate è un po' complicata per questioni climatiche. Un altro periodo dell'anno, sì. Insomma, e anche la Coppa d'Africa ti porta i calciatori rotti, ce ne stanno parecchi, certo. Forti. Grazie, un abbraccio. Ciao, ciao Luca, grazie. Luca, come al solito, ne dice tante, ne rispondo una, perché ha parlato di tanti calciatori. Su McTominay. McTominay, beh, no. Esatto, su McTominay io lo vedo più uno che arriva che uno che sta. Sì. Se il centravanti sta lì, McTominay è bravo quando arriva lì. Ma poi sarebbe veramente una soluzione, un ripiego. Sì. Noi stiamo ragionando su un Gong alternativa, eventuale attaccante di riserva, così in quella zona di campo. McTominay mi sembra è già una forzatura. McTominay sarebbe proprio abbiamo un tanto discusso un su ripiego. Raspadori, e quindi evidentemente c'è Simeone, ecco, che fa il centravanti di mestiere oltre Lukaku nel Napoli. Esatto. Allora, Vincenzo Marzatico, buongiorno, uno schierato titolare in nazionale dice tutto, ed Enzo Mazzella pure nel giro palla per uscire bassi e nelle uscite sul cross. Caprile non vi dà più sicurezza di Meret, che pure ha iniziato bene il campionato? Ma Caprile secondo me è un portiere potenzialmente molto forte, fatto queste partite, ora con l'Empoli potrebbe rientrare Meret, leggo, per me è un ottimo portiere da mettere in coppia con Meret in questa stagione, poi vediamo per il futuro, per il momento è giusto che il titolare sia Meret. Poi se vogliamo andare nel tecnico, forse sulle uscite, lui c'ha più forza fisica Caprile per fare un'uscita a 8-10 metri dalla linea di porta, e quelle lì Meret è un po' più compatto fisicamente. Esatto, proprio per la struttura fisica, lo sappiamo che Meret quelle uscite lì non è che non le sa fare, ma proprio per come è longilineo le teme un po'. Siamo quasi in chiusura. Jessica Campari scrive: vi saluta mio marito, un abbraccio a Paolo da Sassà del Vomero. Questo messaggio: Giuseppe Esposito, buonasera, complimenti, a prescindere, un vostro pensiero sull'opera di Gaetano Pesce. E chiudiamo. Oggi ho ricevuto una telefonata anche su questo argomento, che poi mi dicono che l'opera non è sua, ma è stata poi
è stata da una sua idea fatta una rivisitazione, cioè quella che c'è a Piazza Municipio è una rivisitazione dell'opera di Gaetano Pesce. Basta, finisco, mi fermo qui perché non so che dire, come critico d'arte sarei sotto zero, quindi vi do solo questa notizia che mi hanno dato e poi ho ricevuto conferma che è così. Non lo so, non lo so, veramente non voglio aggiungere altro perché è stato stravolto il concetto che credevo di conoscere di arte, cioè quello sì. È un po' così, oggi è difficile perché tutto fa opinione così come tutto fa arte, caro Del Giro. Sì, no, però qualcuno mi ha detto che Pesce, che purtroppo sappiamo non c'è più, sì, non avrebbe probabilmente fatto, apprezzato nemmeno questa rivisitazione della sua opera. Però, ragazzi, è veramente un argomento sul quale io faccio una fatica per stare. Non è mestiere, ci fermiamo qui. Antonio Dell'Osso, e ci salutiamo, scrive: mamma mia, sto seguendo la Georgia, gli ucraini già stanno massacrando il nostro Kvara. Lo so, ragazzi, le partite sono così. Si salvi Kvara, va bene. Speriamo. Paolo, grazie. Ciao Silvia. Ci vediamo lunedì, grazie a voi per averci seguito. Buon fine settimana con i programmi della rete.